Andrea Angelucci e Patrizia Annetrini di Be More. Buongiorno. Buongiorno. Voi avete fatto la disgrazia dei pigri. Sì. E vi ringrazio per questo, perché siete arrivati a mostrarci come si possa fare dell'eccellente. Andrea mi prende in giro, dice Paola, dolori della volta scorsa, e invece no, insomma, dolori non se ne possono avere se si segue bene con attenzione, Andrea, la vostra sana filosofia di sana salute di prima mattina. Sì, questo l'abbiamo detto anche l'altra volta, è fondamentale, soprattutto affidarsi poi a gente che comunque nella vita fa, esatto, questo. Esatto. Quella è una cosa non inventarsi molto importante. Cose fai da te. No. Allora, i vostri esercizi sono sulla nostra pagina Facebook, quelli della scorsa puntata. In questa puntata che cosa ci avete portato? In questa puntata portiamo sempre il prep course. Esattamente come l'altra volta, portiamo altri 4 esercizi che, volendo, per chi è un pochino più allenato, può abbinare ai 4 esercizi che abbiamo presentato l'altra volta. O comunque si può iniziare da questi 4 per i soliti 12 minuti di allenamento, certo, giornalieri, sì. Noi non usciamo da lì, e lo facciamo sempre con il prep course come l'altra volta. Andiamo a abbinare adesso questi 4 esercizi in sequenza, lavoriamo sempre su un minuto. Primo giro 50 secondi, 10 secondi di recupero, secondo, sì, giro 40 secondi, 20 secondi di recupero. Terzo giro 30 secondi, 30 secondi di recupero. Andiamo, se partiamo. Vuoi ti faccio vedere. Pronti, via. Come lavoriamo. Bene, lavoriamo il primo esercizio utilizzando, noi qui utilizziamo i pesi, ma volendo a casa possiamo sempre utilizzare le nostre bottiglie d'acqua, d'accordo? Un litro e mezzo a seconda di quanto siamo allenati, e eseguiamo degli affondi a braccia alternate in tenuta isometrica. Quindi il primo lo facciamo tenendo 50 secondi questa posizione in isometria, dove andiamo a lavorare le gambe, dove andiamo a lavorare e riscaldare le braccia, 50 secondi in questa posizione, passati 50 secondi mi rialzo, faccio passare i 10 secondi e alterno l'altra gamba. Quindi qui adesso andiamo a lavorare altri 50 secondi in isometria. Le braccia sono tese, quindi il lavoro isometrico diventa anche per le braccia, per le spalle, per i bicipiti e i tricipiti, e comunque vado a lavorare i glutei e le gambe. Importante in questo esercizio è non oltrepassare mai con il ginocchio la punta del piede. Ok? Passati 50 secondi, io ho qui ho 10 secondi di tempo di recupero per andare a terra. Vado a terra, ci appoggiamo. Ecco, qui noi utilizziamo degli appoggi che ci servono di base per i polsi, per le mani, ok? A casa, volendo, si può sostituire questo appoggio con dei libri. Con dei rialzi. E ride, Andrea, perché io dicevo, adesso siamo sinceri, ci sono libri da conservare tutta la vita. Ma ci sono anche tanti libri brutti, quei romanzi orrendi di gente che vuole fare il romanziere a tutti i costi. Allora, se non sapete dove metterli, usateli per la ginnastica, perché possono essere un buon appoggio. Eccolo. Ho detto la mia bontà del giorno. La bontà del giorno, però va bene, no? Utilizziamo dei libri rigidi per fare degli appoggi, quindi a posto di queste maniglie, di questi appoggi, andiamo a mettere dei libri e rimaniamo in questa posizione, tenuta sulle mani, per 50 secondi, d'accordo? Se dovessimo trovare questa posizione un pochino troppo faticosa, basta che andiamo a piegare le gambe, quindi l'appoggio diventa un pochino più bilanciato tra mani e piedi, d'accordo? Perché è faticoso riuscire a stare... pochino faticoso, sì, un pochino faticoso. Un pochino. 50 secondi, 10 secondi di recupero e ho il tempo adesso per prendere un altro attrezzo che per noi è il tappetino, però a casa, insomma, può essere un cuscino. O anche qui possono essere sempre gli stessi libri che ci servono sempre da rialzo, dove mi vado ad appoggiare con i gomiti e rimango in questa posizione strana ma molto molto efficace, soprattutto per gli addominali e le spalle, sì, che è una raccolta, una posizione raccolta. È efficace per gli addominali questa posizione? Eh sì, tanto tanto. Lavora veramente tanto il retto dell'addome. Però... qui si rimane in questa posizione, infatti vedete che Patrizia un po' trema, ma... questa. E se trema Patrizia, che ha i muscoli tutti in ordine, è lo sforzo. Non oso immaginare, noi saremmo dei budini. No, però, guarda, ripeto, anche qui non c'è bisogno di portare, questa qui la posizione che ha portato Patrizia adesso è una posizione già estrema, è una posizione per far vedere dove dobbiamo arrivare, insomma. Però volendo uno può anche distendere un pochino più la posizione e distribuire il peso tra i gomiti e i piedi, d'accordo? L'obiettivo è cercare di arrivare con il peso del corpo quasi tutto sui gomiti, sì, e meno sui piedi. A quanto eravamo qui? A 40 secondi? 4 esercizi, 4 minuti. 4 minuti. E abbiamo fatto la parte isometrica, la parte che ci serve anche per riscaldare un pochino tutta la struttura. D'accordo? Adesso diventa... portiamo il movimento agli esercizi che abbiamo appena fatto. Sì. Quindi
Al primo esercizio, che era un affondo isometrico, facciamo la stessa cosa con una gamba soltanto e facciamo, eseguiamo un affondo dietro con braccia alternate. Ok, sempre sulla stessa gamba, sempre ricordiamoci di stare attenti a non portare il ginocchio davanti alla punta del piede, e lo vado ad eseguire per 40 secondi. 40 secondi e 20 secondi di recupero. Ripeto, come l'altra volta, il recupero è importante. Sì. Ok? Fatto questo per 40 secondi, aspettiamo i nostri 20 secondi di recupero. Magari beviamo anche un pochino d'acqua, che non fa male. Mai male, anzi. Fa benissimo. E eseguiamo altri 40 secondi con l'altra gamba, muovendo sempre le braccia in modo alternato, braccia tese, 40 secondi. Ok? Abbiamo lavorato le gambe, i glutei, fondamentale, le braccia, le spalle, e iniziamo a lavorare anche su un lavoro, scusate le parole, di equilibrio, che il prep course va a stimolare e ad aiutare molto, d'accordo? Poi dopo ti faccio vedere il perché. Fatti 40 secondi, rimaniamo 20 secondi in recupero e torniamo a terra sui nostri appoggi o sui nostri libri, quelli pesanti. Sì. Appoggiamo queste. Sono dei slide disc per noi, ma possono essere dei panni, le pattine. Le pattine, le famose pattine, come no? Le pattine da appoggiare sotto i piedi, e andiamo a eseguire un movimento facile facile di piegamento sulle braccia, ok? Per andare a stimolare anche qui parte alta, quindi busto, soprattutto le braccia, i tricipiti, le spalle, il petto. Laddove questo esercizio dovesse essere troppo faticoso, piego un pochino le gambe e anche qui ridistribuisco il peso tra mani e talloni, e l'esercizio sarà un pochino più facile. D'accordo? 40 secondi di lavoro, 20 secondi di recupero, passati 40 secondi ho 20 secondi per recuperare, per cambiare la mia postazione. E ti ricordi, prima avevamo preso o un cuscino, sì, o gli stessi, esatto, libri, o un tappetino per quanto riguarda noi, e avevamo fatto questo esercizio che era l'isometria. Sì. Da questo esercizio isometrico portiamo un movimento, quindi portiamo le gambe dietro e le riportiamo al petto. Laddove questo esercizio dovesse essere un pochino troppo faticoso, posso eseguirlo anche, adesso Patrizia Nelli lo fa vedere, con le mani poggiate a terra. Ok, da questa posizione vado a portare le braccia dietro, le gambe dietro, perché in questo modo risulta un po' meno faticoso rispetto... Un pochino meno faticoso. A noi piace più sugli appoggi dei gomiti, per non andare a sforzare troppo l'articolazione del polso. Ok, però si può fare. D'accordo? Bene. Fatto questo, abbiamo fatto la seconda parte, i secondi 4 minuti. Quindi abbiamo fatto 40 secondi di lavoro, 20 secondi di recupero. Ci manca un ultimo giro. Sì. È un giro che noi chiamiamo dinamico, lavoriamo 30 secondi di lavoro, 30 secondi di recupero, facciamo lo stesso movimento ma con una piccola difficoltà. Dicevo prima, l'equilibrio viene stimolato e lavorato molto con il prep course, e adesso ti faccio vedere il perché. Nella parte dinamica eseguo sempre l'affondo, braccia tese, e la differenza è che nel momento di pausa io sollevo una gamba per andare a lavorare muscoli stabilizzatori, muscolatura profonda, e quindi... anche qui vado a stimolare quello che è l'equilibrio e la concentrazione nell'esercizio. Fatta la prima gamba, 30 secondi, 30 secondi di recupero. In questa parte le pulsazioni crescono un pochino, quindi è importante recuperare 30 secondi. Vado a lavorare con l'altra gamba, 30 secondi, braccia sempre tese che vanno a coordinare il movimento. Anche qui stessa accortezza di prima, il ginocchio non oltrepassa la punta del piede. La concentrazione è massima perché sto lavorando con un appoggio, sì, e eseguo 30 secondi di movimento, d'accordo? Passati 30 secondi, recupero 30 secondi, ripeto, le pulsazioni saliranno un pochino, riprendo le nostre pattine come abbiamo preso prima, il nostro panno, quello... Le pattine di orribile memoria, vi ricordate quelle che ci facevano mettere per... E quelle che quando entravi dicevano subito in fila le pattine e tu preoccupatissimo. Ok, da questa posizione rieseguo il movimento che prima era un piegamento sulle braccia, sì, il primo, d'accordo, soltanto che porto un corpo proteso avanti, una raccolta carpiata dietro e vado a rieseguire il piegamento sulle braccia, corpo proteso avanti, due, raccolta dietro e di nuovo, e eseguo questo per 30 secondi, d'accordo? Ok, perfetto, passati 30 secondi, bella questa carpiatura dietro che ha fatto, andava benissimo. Fatto questo per 30 secondi, recupero 30 secondi, riprendo il mio tappetino, sì, e qui andiamo a chiudere il nostro circuito, ecco, appoggiando i gomiti a terra, le gambe questa volta partono dietro,
e vado a eseguire un alternato veloce. Chiaro. Per 30 secondi. Ripeto Paola, questo qui è la nostra parte dinamica, quindi in questi ultimi 4 esercizi sicuramente le pulsazioni aumenteranno un pochino, d'accordo? Non stiamo facendo una gara assolutamente, quindi cerchiamo sempre, magari anche con un cardiofrequenzimetro, di tenere sotto controllo le pulsazioni, ecco, senza mai esagerare, rimanere sempre sotto la soglia, dentro la soglia d'allenamento, perché è la parte più importante. Molte volte si strafa un pochino, ecco, all'inizio, si esagera un pochino. Andrea, questo sarà argomento magari di una prossima lezione. Sì, intanto Patrizia Netrini, grazie. Andrea Angelucci di Be More, grazie, grazie per la te, pazienza. Grazie a voi, no, che pazienza. Di stare con noi, di insegnarci tutto questo. Siamo sulla pagina Facebook, quindi non abbiamo scuse, Andrea. Non abbiamo scuse, no, anche se uno ha perso qualche esercizio, lo ritrova sulla pagina Facebook. Molto bene.